Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il raccattafilm per voi con un nuovo trailer review. Secondo voi potevo perdermi il nuovo teaser trailer dell'ultimo attesissimo capitolo di X-Men? No signore, la Fenice Nera è tra noi, si deve manifestare in tutto il suo splendore, ma andiamoci cauti con lei. Jean Grey, protagonista assoluta, è al centro di poster e trailer. Un'anticipazione succulenta che gode ancora una volta di grandi personalità davanti la macchina da presa, tra cui James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e Sophie Turner, dal Trono di Spade al franchise dei Mutanti. Un sequel che dovrebbe rimpiazzare il terzo capitolo originale, il conflitto finale che aveva fatto storcere il naso a parecchi fan, delusi da quella conclusione roboante e affrettata. Dopo Alex Kurtzman con il reboot della Mummia dell'anno scorso, un altro sceneggiatore di svariati blockbuster tenta di farsi avanti ed imprimere una sua personale visione, ancora più avvolta da un manto oscuro che renderà la convivenza fra mutanti molto difficile. Simon Kinberg gioca la carta di Jean Grey, ritorna sulla scena l'ingombrante dualità che la caratterizza, un aspetto del personaggio che può sconvolgere di netto gli equilibri del team di Charles Xavier. Dal trailer si percepisce la minaccia, l'instabilità che la condiziona parecchio. Sicuramente verrà messo in primo piano la forza sovrumana insita in lei, specialmente quando si tratta di controllo della mente e telecinesi. Kinberg predilige uno stile asciutto, essenziale, con moltissimi primi piani ritagliati per la Turner e la sua controparte più giovane nei flashback. I riflettori sono tutti puntati sulla Fenice. Il titolo parla chiaro, Dark Phoenix senza X-Men, un capitolo che pretende di staccarsi dai toni epici, che non ha bisogno di puntare sugli scontri frenetici e ricolmi di adrenalina. Un teaser che ci ricorda che la saga può benissimo reggersi sulle interazioni e sulle dinamiche di gruppo, concentrando gli sforzi sul disperato tentativo di ricondurre Jean Grey alla ragione. Verrà introdotto anche un villain ancora adesso da decifrare, interpretata dalla splendida Jessica Chastain. È una forma di vita superiore proveniente da un altro pianeta. Si ipotizza che sia uno Skrull o addirittura Mastermind, un nome di punta nella saga della Fenice Nera dei fumetti, un illusionista muta forma in grado di sconvolgere la psiche di Grey. Nel trailer la vediamo recitare questa precisa battuta: sento che il tuo posto non è qui, ed è vero. Sicuramente rappresenterà un punto di svolta fondamentale per arricchire la storia di Dark Phoenix e ridefinire gli eventi di conflitto finale. Ad aggiornare la soundtrack con sonorità sinistre abbiamo di nuovo al timone Hans Zimmer, un vero fuoriclasse quando si cimenta nei cinecomic, e sono proprio curioso di sentire il tema principale riservato alla mutante del titolo. Nutro grandi aspettative per questo capitolo, al cinema, nelle sale statunitensi dal 14 febbraio e da noi in data ancora da definirsi. Confido in Kinberg, sperando che abbia capito in che direzione portare la saga e come concluderla in bellezza con un dramma di fondo percepibile e di grande impatto. Qui Antonio Cianci, il raccattafilm dallo staff di Film Is Now è tutto. Fatemi sapere se avete divorato il trailer, cosa ne pensate e se attendete come me una scena madre con Quicksilver protagonista. Un saluto ragazzi e alla prossima!